Giovanni Scima è il presidente del Comitato per il Centenario di Andrea Bafile per le celebrazioni di questo grande uomo. Come si è arrivati alla realizzazione di tutti questi eventi? Grazie all'interessamento del Comitato, ma più ancora grazie all'interessamento di molte persone che sono intorno a Monticchio. È nata dalla volontà di celebrare una persona che sentiamo molto nostra e che rispettiamo moltissimo. Abbiamo avuto donazioni che non aspettavamo nemmeno, che non abbiamo richiesto. Abbiamo avuto alcune associazioni che ci hanno proposto di fare delle cose insieme a noi o di fare delle cose nel nostro cartellone. Non ce lo spiegavamo nemmeno noi, è una cosa che è andata da sola, diciamo. Qual è il valore sociale che ci riporta Andrea Bafile, il suo ricordo? Ma il valore sociale è quello di un grande personaggio. Il grande personaggio che più che altro era altruista verso i suoi soldati. Infatti la sua medaglia d'oro fu conquistata proprio per salvare un suo uomo che era rimasto sperso nel Canneto. Lui da solo è tornato indietro e poi purtroppo albeggiando è stato scoperto dal nemico ed è stato ferito a morte. Quindi questo valore che lui ha verso gli altri, ma già l'aveva esternato quando alcuni anni prima, essendo il vice comandante di nave Quarto che era ormeggiata nel porto di Napoli, con un feroce incendio si fece calare nelle sentine della nave, azionò gli antincendi, insomma in sostanza l'acqua che era predisposta per spegnere l'incendio, riuscendo non solo a domare l'incendio, ma a salvare la città di Napoli, perché a fianco c'era un'altra nave. Il fuoco era dinanzi alla Santa Barbara. Se fosse scoppiata la Quarto, per simpatia sarebbero scoppiate tante altre navi. E quindi Bafile è un eroe anche in questo senso, un ardito anche in questo senso. Poi Bafile aveva già avuto altri incomi perché era stato, venendo dalla scuola tecnica, era stato uno scienziato, aveva inventato il primo cannone che con una catena riusciva a portare sopra i proiettili e sparare 60 colpi al minuto, e la Marina Militare di allora, la Regia Marina, gli fece anche questo encomio particolare. Quindi oltre a encomi, medaglia d'argento, medaglia di bronzo, le aveva conquistate tutte ed è stato proprio un grande personaggio abruzzese.